Se sei un proprietario che sta provando a vendere il proprio immobile privatamente, ti consiglio di seguire queste indicazioni per evitare di aprire la porta di casa tua a dei turisti immobiliari. Ciao, mi presento, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista che svolge la propria attività a Roma e provincia da oltre 20 anni. In questo video voglio richiamare la tua attenzione sul fatto che molte persone, più di quanto si creda, si recano in visita agli appartamenti con, diciamo, una motivazione molto molto scarsa all'acquisto e spesso con, diciamo, delle tempistiche che non sono idonee a considerarli dei veri e propri compratori, ma dei semplici turisti immobiliari, ossia dei semplici curiosi. Io ormai non effettuo più da anni visite singole agli immobili, ma uso la tecnica dell'open house proprio per consentire alle persone di vedere gli immobili contemporaneamente, ma ovviamente prima di organizzare questa visita collettiva all'immobile, così da favorire la miglior offerta di prezzo possibile ottenibile sul mercato, faccio, diciamo, una selezione rivolgendo alcune domande alle persone che chiamano per poter fissare l'appuntamento. La prima domanda che rivolgo e che ti consiglio di rivolgere se sei appunto un privato che vuole vendere la casa da solo senza agenzia immobiliare è: entro quanto tempo deve comprare la sua nuova casa? Questo perché è fondamentale per un proprietario sapere qual è lo spettro temporale che si è prefissato l'acquirente, perché è normale che se c'è un proprietario, ad esempio, che sta vendendo un immobile per trasferirsi di quartiere e prevede di completare la sua operazione di vendita entro 4-6 mesi, che sono i tempi standard di vendita, se arriva una persona che risponde a questa domanda entro quanto tempo devi comprare la tua nuova casa, dicendo che sta vedendo per farsi un'idea, perché fra circa 2 anni convolerà nozze e quindi poi dovrà comprare la casa fra 2 anni, stiamo già parlando di una persona che può essere identificata come un turista immobiliare, perché è una persona che oggi non ha proprio né l'intenzione, ma neanche la magari disponibilità economica di procedere all'acquisto, e quindi è una persona da evitare come visitatore. Un'altra domanda molto importante da rivolgere è: da quanto tempo sta cercando casa? È normale che se io mi sento rispondere che la ricerca è da alcuni mesi, 4 mesi, 6 mesi, 2 mesi, è tutto sommato una risposta normale, perché magari è una persona che sta cercando la casa, ma non ha ancora individuato quella che è idonea alle sue esigenze, o alle esigenze della propria famiglia, oppure non tutte quelle che ha visto magari non corrispondono per gradimento a quello che cerca. Faccio un esempio: magari ha assolutamente bisogno di una casa con box auto, ha visto tante case anche molto belle che avrebbe comprato, ma sprovviste di box auto, e quindi sta soltanto aspettando di trovarne una dotata di un posto auto per poter appunto avere la piena soddisfazione delle proprie esigenze. Invece, se la risposta è che sto cercando casa da 1 anno, da 2 anni, oppure come una volta mi è successo da 5 anni, ecco, lì dobbiamo subito far scattare i campanelli di allarme, nel senso che stiamo parlando con un interlocutore che molto probabilmente non ha ancora comprato casa in tutto questo periodo di tempo, perché sta cercando l'affare, perché magari è una persona che ha
l'esigenza abitativa di andare a comprare in un certo quartiere un immobile da 100 metri quadri, ma le disponibilità economiche per comprare un immobile di 70 metri quadri, e quindi gira fin quando non pensa di poter mai incappare in qualcuno che debba vendere per forza la propria casa a magari al 30% in meno di quanto vale. Questo è un caso classico di turista immobiliare che non rientra nella, diciamo, categoria più appetibile di interlocutore per qualcuno che vuole vendere un immobile al miglior prezzo ottenibile. Ancora un'altra domanda importante, forse la più importante in assoluto da rivolgere a una persona che chiede di vedere un immobile, è: qualora questa casa che verrà a vedere dovesse piacerle, dovesse esattamente corrispondere alle sue esigenze di gradimento, lei oggi sarebbe in grado di fermarla, sarebbe in grado di fare un'offerta formale e quindi lasciare un primo assegno di caparra confirmatoria che il proprietario può incassare? Ecco, sembra banale, ma tantissime persone vanno a vedere delle case da comprare e nel momento in cui la trovano la casa anche dei loro sogni, si rendono conto di non essere esattamente in quel momento ancora in grado di poter comprare, o perché devono ancora mettere in vendita la loro casa da cui hanno bisogno di una parte dell'approvvigionamento di denaro per poi poter perfezionare l'acquisto, e quindi a quel punto gli scatta l'incognita: ma io non sono certo di riuscire a vendere al prezzo che chiedo e magari entro i tempi che ho proposto al proprietario della nuova casa per diciamo arrivare al rogito notarile. Oppure ancor più spesso capita che hanno bisogno di richiedere un finanziamento bancario e non hanno minimamente iniziato la procedura di richiesta del mutuo, quindi ritengono che vanno a parlare con la banca solo dopo che hanno individuato l'immobile, e per poi scoprire magari che credevano di poter ottenere 200.000 euro di mutuo e invece per tutta una serie di circostanze ne possono prendere soltanto 130.000 e non hanno la disponibilità di quella differenza. Ecco, queste tre domande sono soltanto alcune delle 10-12 domande che noi rivolgiamo a coloro che ci chiamano per poter vedere gli immobili e per poterli appunto invitare a partecipare a un open house, appunto a questo evento di visite collettive che consente poi di poter trovare e individuare il miglior acquirente possibile che possa effettuare la migliore offerta ottenibile sul mercato. Quindi se sei un privato e ti rendi conto che non riesci a gestire la vendita da solo, puoi contattarmi se ti trovi a Roma ai numeri che vedi in sovrimpressione, e ti consiglio di continuare a seguire il nostro canale iscrivendoti allo stesso e cliccando sulla campanella per essere avvisato quando pubblicheremo i prossimi consigli in video per i proprietari. Da Leonardo Raso comunque ti auguro buona vendita, a presto, ciao!